Teatro Italia con Dado, con la società del Magna Magna, che chiaramente apre qualsiasi discussione, qualsiasi domanda. Ecco, come nasce questo spettacolo? Perché si rifà un po' alla società dei Magni e Ciumi, in sì, questo modo. Ecco. Sì, in realtà è una canzone che ha avuto tantissimo successo su internet. Io l'ho scritta in 2 ore sentendo una notizia di questa mafia capitolina, e allora ho detto: aspetta, fammi sentire bene, ma chi è qui? Che, insomma, la mafia è una parola grossa. Certo, insomma, mi sono spaventato all'inizio. Poi quando ho capito che erano una serie di acchiappagalline che facevano, insomma, non erano credibili, ho detto: vabbè, questi sono i soliti quattro fresconi. Allora ho scritto questa canzone che è un po' a sberleforo, la società di Magna, cioè che sembrano proprio quelli, facendo largo, insomma, allora da lì è venuta fuori. Ha avuto un sacco di successo, più di 1 milione di visualizzazioni, e allora ho detto: ma portiamola a teatro con tutta la storia di quanto ognuno di noi è Magna Magna dentro, quanto dentro di ognuno di noi c'è un po' quel furbetto che va passa avanti nella fila alla posta, quindi questa cosa, famiglia, ce l'ho sotto, sono anche i miei figli dei Magna Magna, quanto magnano i miei figli, ecco. Guarda. E allora da lì ho deciso di scrivere questo spettacolo, come siamo un po' tutti Magna Magna. Ecco. E praticamente questo spettacolo, qual è la, diciamo, se tu devi scegliere un momento più divertente, più carismatico, ecco, allora questo è proprio la curiosità che ho io nel fare lo spettacolo per la prima volta, perché non avendolo mai fatto, mentre invece gli altri già li conosco, so dove sta, dove verte, così sono pronto a, sono molto curioso di scoprire dove sarà il momento più, ecco. L'ho scritto, sono delle cose che mi piacciono di più, chissà se coincideranno con il pubblico, sai, quando c'è una platea, devi dire una battuta che mette tutti d'accordo contemporaneamente nello stesso momento, non è la cosa più facile del mondo. E quindi oggi scopriremo quali sono le battute che mettono tutti. Io intanto ne ho scritte tante. Poi vediamo quale togliamo, quale mette. La prima serve un po' a questo. Certo. Oh, ecco, una cosa, visto che si apre appunto questo spettacolo appunto del Magna Magna, fa un riferimento, quindi anche uno pensa subito ai politici, alla politica, a tante cose. Ecco, se tu fossi un politico, che faresti tu al posto tuo? Faresti anche tu il Magna Magna oppure metteresti un po' di ordine nella Ma guarda, io purtroppo c'ho un problema molto, molto, molto serio, che vengo da una famiglia di nonno generale dell'aeronautica, padre generale, ho un cugino finanziere che è capo di Stato Maggiore della Finanza, insomma, dentro la famiglia rigorosamente così. E io non riesco proprio a fatturo qualunque cosa con la carta carburante, sono uno di quelli con la carta carburante che si fa, quindi insomma se fossi un politico sarei uno che viene subito fatto fuori. Sì, mi manderebbero subito a quel paese. Ecco. Però è difficile trovarsi di fronte magari a una richiesta: oh, ti diamo 50.000 euro, te va di votare voti che vai a dire, aspetta, no? Sì, oddio, poi torni a casa, parli con tua moglie e dici: oh, sai, oggi mi hanno detto, ma io ligio il dovere, ho detto, tua moglie, ma devi quindi potrebbe succedere, siamo Magna Magna. Magna Magna. Quindi adesso appunto invito il nostro pubblico di Visuma TV a vedere il tuo spettacolo e le date. Le date sono dal 13 al 14 e 15, poi 20, 21 e 22 della prossima settimana di marzo. Qui al Teatro Italia, via Bari 18, è un teatro bellissimo, grande, è un teatro che si riempie di calore quando la gente c'è, soprattutto quando lo spettacolo. Io l'anno scorso ho fatto un successo strepitoso, quindi sono tornato qui con tantissima voglia. Ma sicuramente sarà un successo, perché già il titolo di per sé è divertentissimo. Quindi mi vado a preparare. Fate preparare. Ciao. Grazie infinito. E bocca al lupo. Ciao ragazzi. Ciao.